siamo contenti della prestazione, sono contento della prestazione di questi ragazzi. Voi sapete che giocare a Salerno non è facile, la maglia della Salernitana pesa molto. Oggi incontravamo un grandissimo avversario, avete visto che quando ripartono fanno veramente paura, hanno dei giocatori importanti, ma la mia squadra, mi è piaciuto lo spirito, ha ribattuto colpo su colpo, anche quando è stata in inferiorità numerica per l'espulsione di Zito, abbiamo sempre cercato quando era possibile di creare opportunità per fare gol. Poi siamo andati sotto, abbiamo commesso un'ingenuità, eravamo in possesso di palla noi, ci siamo fatti rubare palla dalla Padula, è venuto quel gol. Dopo quello poteva ammazzare in questo momento chiunque, no? Anche psicologicamente. Invece questa squadra si è rimessa sotto, ha lottato e questo è lo spirito che mi piace. Siamo riusciti a pareggiare e poi abbiamo cercato anche di vincere. Però prendiamo questo punto, ci teniamo ben stretta questa prestazione, da questa prestazione dobbiamo ripartire, perché il campionato è lungo, difficile, abbiamo bisogno del sostegno di tutti, soprattutto dei nostri tifosi e dei nostri giocatori. Purtroppo anche oggi ci siamo imbattuti in due espulsioni. Mi hanno fatto una domanda altri vostri colleghi, sono già 11-12 espulsioni. E io mi ero raccomandato ai miei giocatori di fare una gara aggressiva, decisa, ma il cartellino rosso è una penalizzazione per i compagni, per l'ambiente, per l'allenatore, per la società, per tutti. Quindi sotto questo profilo dobbiamo sicuramente migliorare. Bisogna dare a volte dei segnali importanti, perché già l'avversario è forte. L'avversario veniva da sette vittorie consecutive. Sapete che per me è una candidata alla promozione diretta, ma con molte probabilità che ci possa riuscire. E a volte a chiudersi, fai il gioco degli avversari, ti mettono lì, poi hanno giocatori uno su tutti la Padula che può sempre inventare qualcosa, quindi più che li teniamo distanti dalla nostra porta meglio è, quindi ho cercato di agire in questo senso, cercando di ripartire tenendo la palla più lontano possibile dalla nostra difesa, perché loro quando onestamente partivano a pieno organico, 5-6 seguivano l'azione e come avete visto c'era da stringere un po' non solo le maglie, c'era da stringere anche qualcos'altro. Ronaldo ha giocato 3 partite, era molto tempo che non giocava, sono arrivato, insomma era un po' affaticato, c'aveva un problema al polpaccio, mercoledì ha saltato l'allenamento, ma non è perché ha saltato l'allenamento, ma perché ho visto Pestrin in grande spolvero e Ronaldo aveva giocato molto, noi abbiamo bisogno di tutti, Ronaldo è un giocatore su cui io punto molto, ma essendo stato a lungo fermo deve trovare un ritmo importante e credo che oggi insomma anche questo tipo di scelta si è rivelata centrata. Mi sembra ieri, sono rientrato in questo stadio dove mi legano tantissimi ricordi, sapete tutto quello che abbiamo fatto, è inutile ripeterlo, e quindi mi ha fatto molto piacere questo calore del pubblico, ma sappiamo che noi viviamo di risultati, la gente vuole la salvezza, io sono arrivato ora, come sapete, a mercato concluso e quindi trovo questo gruppo di giocatori, sono contento di questo gruppo di giocatori, cercherò di sfruttare al meglio quelle che sono le loro caratteristiche in modo da riuscire a portare la Salernitana alla salvezza. Ma dobbiamo sapere tutti quanti che è un gioco che dobbiamo avere pazienza, come dicevo l'anno scorso, chi è tenace, chi non molla, alla fine la può spuntare.